Siamo nella Biblioteca di Storia e Cultura del Piemonte Giuseppe Grosso della città metropolitana e proprio oggi è cominciato l'intervento di depolveratura di una parte dei magazzini dei rari, una parte dei magazzini dei cosiddetti piemontesi e una parte ancora del settore dei libri di media e piccola altezza. L'intervento di depolveratura è stato finanziato da un bando della Regione Piemonte e consiste appunto nella depolveratura, come si dice con termine tecnico, di circa 600 metri lineari degli scaffali della biblioteca. Sentiamo ora il titolare della ditta che sta facendo questo intervento. Signor Podio, in che cosa consiste appunto l'intervento di depolveratura? Quali sono le fasi del lavoro? Allora, semplicemente ci è stato richiesto di provvedere alla depolveratura di tutti i palchetti. I palchetti sono i piani della... Sono i piani che, sui quali sono appoggiati i nostri libri. La depolveratura in oggetto prende la parte superiore del libro, cioè detta quella piana, il piatto per esattezza. Questa è la situazione che troviamo. La prima parte abbiamo fatto una piccola aspirazione per farvi vedere la differenza, le pagine ovviamente belle rosse e la parte come in realtà è lo stato attuale della situazione. La depolveratura prevede la rimozione di un palchetto intero seguendo la sua segnatura dal primo all'ultimo dello stesso palchetto, il posizionamento su un ripiano dal quale vengono poi presi singolarmente e spolverati. Il palchetto viene pulito, aspirato, lavato e asciugato. Di conseguenza il passo successivo è la ricollocazione dei volumi, mantenendo ovviamente la stessa segnatura. Quindi l'ordine che avevano? L'ordine che avevano in origine torna ad essere lo stesso. Anche perché se sbagliamo qualcosa... Il bibliotecario ci picchia. Il bibliotecario si diverte dopo.